Ciao ragazzi e ben ritrovati in un nuovo episodio del podcast La chitarra blues e oltre. In questo podcast parleremo di blues, di didattica, di musica e impareremo, come dico sempre, a ragionare meglio per suonare meglio. Bene, nell'episodio di oggi vorrei farvi ragionare sull'importanza di approfondire le cose. Molto spesso pensiamo che per essere bravi nella musica bisogna saper suonare tutti i generi, essere in grado di avere un linguaggio coerente in qualsiasi contesto e conoscere a memoria più brani possibile per suonare in qualsiasi situazione. Ci sono di sicuro dei musicisti che hanno dedicato la loro vita a fare tutto ciò, come per esempio i turnisti o i session players, ma ci sono anche altri musicisti che hanno deciso invece di specializzarsi in un solo contesto o in pochi contesti e vanno in quella direzione e sono riconosciuti per questo. Quello che devi scoprire... Uh, sicuramente è dove risiede la tua vera passione. Questo è il mio consiglio, il tuo vero talento. E vada bene che c'è sempre: trovare una tua collocazione nella musica. E perseguire quella visione con tutto te stesso è veramente il segreto di tutto. È quello che ho fatto anche io da quando avevo sei anni. Nessuno mi ha mai imposto di suonare uno strumento, per esempio, ma fin da piccolo sapevo che avrei fatto quello che faccio oggi nella vita, anche se non conoscevo ancora il come, diciamo così. Probabilmente vado anche controcorrente, ma l'idea del tutto e subito non porta mai da nessuna parte. Nella vita così come nella musica devi avere una strategia, altrimenti le tue idee rimarranno dei bei sogni talvolta irraggiungibili. Sai, l'ho detto recentemente anche in un'intervista, bisogna essere coerenti nella musica, non si può far finta di essere quello che non siamo e nel momento in cui diventi consapevole tutto diventa importante e assume un valore diverso e quello che poteva sembrare un limite può diventare una tua peculiarità. Si tratta anche di capire qual è il linguaggio a cui facciamo riferimento, questo è un discorso molto importante, non possiamo non tenerne conto, è un po' come dire mi piace l'inglese ma la pronuncia... Decido io come farla. La musica è una lingua, e quindi, come tale, deve essere in qualche maniera approfondita anche dal punto di vista del linguaggio e di quello che andiamo a dire, di come lo andiamo a dire. Ragioniamo per un attimo per assurdo. Riesci a suonare solo un accordo? Bene, allora scendi in profondità e cerca di scoprire tutte le connessioni che possono esserci sull'armonia, sulle progressioni armoniche. Sai suonare solo un brano? Benissimo, scendi in profondità e cerca di comprendere lo spirito, il carattere. Probabilmente scoprirai qualcosa che avevi sottovalutato prima. Così facendo entrerai in un loop creativo e troverai sempre cose nuove che non avresti mai immaginato di conoscere e comprendere. Perché ricorda, tutto ha un senso, anche il fatto che tu stia ascoltando questo podcast oggi. Poi sta a noi prendere delle decisioni per continuare ad essere coerenti con quello che abbiamo appena scoperto di essere, oppure andare in direzioni che ci sembrano più facili, ma che alla fine ci porteranno a sprecare la risorsa più importante che abbiamo, ovvero il tempo. Ricorda, la musica è un linguaggio e va approfondito e va assolutamente fatto crescere per dominarlo e renderlo parte di quello che suoni. Bene, ragionaci su e magari confrontiamoci, puoi sempre scrivermi su tutti i social. Per chiudere l'episodio di oggi vorrei parlarti di un disco particolarmente interessante, secondo me si chiama From the Cradle di Harry Clapton, un album di cover blues pubblicato da Slow End nel 1994. Clapton ha ricevuto anche un Grammy Award nella categoria Best Traditional Blues Album e tra i brani ricordiamo i famosissimi Third Degree, Hoochie Coochie Man, Five Long Years, I'm Tore Down. Un disco veramente eccezionale anche per l'opera di ripulitura, diciamo così, che Clapton ha fatto su alcuni standard della tradizione blues che altrimenti non sarebbero stati più considerati. Tra i musicisti della band, oltre al nostro Clapton, ricordiamo Dave Browns al basso, Jim Keltner alla batteria, Andy Fairweather Low alla seconda chitarra e anche Jerry Portnoy all'armonica e Chris Stanton alle tastiere. Un disco veramente eccezionale che ti consiglio di ascoltare e riascoltare. Benissimo, allora per questo episodio è tutto, fammi sapere se hai qualsiasi domanda e mi raccomando non dimenticare, ogni sabato sono in diretta sul mio canale YouTube, Twitch e Facebook con lo show The Blues Lounge. Bene, allora ti mando un caro saluto e mi raccomando, buon blues!